Ostery, nuovi dati ambientali che tanto sono cari alla città di Terni. Quali sono le criticità e quali le misure adottate dall'ARPA? Allora, con l'occasione che la nuova normativa ha disposto la revisione delle reti di monitoraggio, abbiamo ampliato le nostre misure su tutta la regione. Quindi abbiamo allargato misure di metalli, di IPA, di diossine, PCB a tutti i siti della regione, mentre prima le potevamo fare solo in alcuni siti. E quindi abbiamo ampliato anche le nostre conoscenze proprio a livello regionale, abbiamo messo in relazione diversi inquinanti, anche diversi da quelli normali, perché per esempio le diossine o altri inquinanti come il levoglucosano, che sono marker della combustione della legna, non sono normati, però abbiamo colto l'occasione per ampliare queste misure. Che cosa abbiamo trovato? Si confermano le criticità già note, ma che comunque insomma, hanno una conferma su Terni relativamente ai metalli, come già sapevamo. Abbiamo rilevato che in tutta la regione invece c'è un problema di IPA, di benzoapirene, che abbiamo messo in relazione con quelli che sono i traccianti della combustione della legna, e quindi si evidenzia una diffusione, diciamo, a scala regionale di questo inquinamento. E poi invece dal punto di vista delle diossine e dei PCB abbiamo visto che i livelli in tutta la regione sono livelli che assolutamente non generano nessun allarme, insomma, contenuti, sebbene non ci sia una norma di riferimento su questo, però insomma i livelli consigliati da delle linee guida nazionali sono ampiamente rispettati. Adesso questo studio si è focalizzato sui microinquinanti, ma chiaramente noi sappiamo che abbiamo delle criticità in diversi punti della regione anche relativamente al particolato atmosferico, il PM10, quindi insomma diciamo che non è che tutto va bene. Con questo studio, che è durato più di un anno, abbiamo approfondito tutta la realtà regionale, quindi adesso abbiamo un quadro più completo di quali sono le criticità, per cui poi adesso ci sarà insomma da valutare cosa fare.